Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo semplicissimo scaldacollo che io ho deciso di chiamare Scaldacollo Infinity Edera. Il nome mi è venuto proprio spontaneo chiamarla così perché, come potete vedere, il colore che ho scelto del filato, che adesso vi mostrerò qual è un colore che ricorda i prati fioriti, ma chiamarlo prato fiorito non mi pareva proprio il caso e quindi ho deciso di chiamarlo Edera. Per quanto riguarda il filato, è quello della Mistrico Filati Linea Bretone Color. Se ricorderete, io ho già utilizzato l'anno scorso per creare appunto il maglioncino bretone. In descrizione vi lascerò anche il link per recuperare quel video e vi ricordo che ogni gomitro è da 100 grammi, misura 135 metri ed è formato da, scusate vado a leggere perché non voglio dirvi male, 65% lame lino, 20% acrilico, 15% poliestere. Questo video, quindi questo scaldacollo Infinity, fa parte della rubrica che ho avviato anche quest'anno che si chiama Progetti Facili. E che la mia intenzione è quella di darvi degli spunti creativi per poter realizzare dei piccoli regalini da poter regalare. Quindi darò vita a una serie di scaldacolli, cappelli, forse anche qualche guanto, qualche sciarpa che abbia o un punto particolare o un filato particolare, delle cose semplici che non portino via troppo tempo, quindi che si possono realizzare in massimo 3-4 ore e poi quindi darvi questi spunti per creare dei piccoli regalini da dare ai nostri cari a Natale. Questo qui è uno scaldacollo Infinity, io l'ho utilizzato un solo gomitolo lavorando con i ferri del numero 8 e ho realizzato un semplice rettangolo dove si vanno a ripetere sempre due giri che danno vita, vedete così lo vedete meglio, a delle strisce di maglie a diritto, a strisce a maglie a rovescio. Si fa un rettangolo e poi vi faccio vedere come poter creare l'incrocio e quindi questa cosa di fare uno scaldacollo Infinity. Lo scaldacollo non è molto stretto, non è neanche troppo alto, quindi è perfetto anche per chi non sopporta troppo le cose accollate. L'importante degli scaldacolli, almeno secondo me, è che tengono ben coperto dietro e devo dire che questa lana fa il suo dovere, mi tiene calda, quindi non mi punge, quindi è perfetto per essere uno scaldacollo. Naturalmente io in descrizione vi lascerò il link del sito Uncentando con i filati, da cui potete acquistare lo stesso filato anche in altri colori. C'è anche un bellissimo rosso, c'è, come vi ho detto, lo sfumato del marrone chiaro e scuro per poter, che ho utilizzato l'anno scorso. Ci sono anche altri tipi di colori e secondo me vi potete sbizzarrire a seconda dei vostri gusti e dei gusti dei vostri cari. Quindi questo è il primo progetto che io vi propongo, ce ne saranno molti altri durante questo mese e mezzo, quindi diciamo per tutto il mese di novembre e penso anche per metà, fino a metà dicembre andremo a fare questi piccoli progetti e mi raccomando, se decidete di realizzarlo, poi taggatemi o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o anche nel canale di Uncentando con i filati se avete acquistato il mio stesso filato presso il sito Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare il nostro scaldacollo con un gomitolo solo, io ho deciso di utilizzare il gomitolo della Mistrico Filati Linea Bretone Color. Se ricorderete, io l'anno scorso ho già realizzato un maglione, però con un altro colore. Questa volta invece ho optato per questo colore verde molto colorato, con questi sprazzi di rosso e giallo che trovo che siano perfetti e infatti ho già deciso che chiamerò lo scaldacollo con scaldacollo Edera. Comunque, io monterò 30 maglie e lavorerò con i ferri del numero 8. Se voi volete farlo un po' più largo, un po' più stretto, dovete aumentare o diminuire di 5 maglie, perché la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5 ed è per questo che io ne ho montate 30. Però vi dico già che se andate a montare 35 maglie con un gomitolo solo non ce la fate, se avete il mio stesso gomitolo. Se invece volete farlo più piccolo, quindi per una bambina, quindi invece di 30 dovete mettere 25, tranquilla, anzi ve ne avanzerà un pochetto. Io credo che 30 maglie però sia l'altezza ideale, perché non è né troppo alto né troppo basso per essere appunto uno scaldacollo. Detto ciò, vi faccio vedere come lavorare. Sposto il mio gomitolore e andiamo a fare in questa maniera e lavoriamo le prime 5 maglie a diritto, quindi prima maglia a diritto, seconda maglia a diritto, terza maglia a diritto, quarta maglia di nuovo a diritto, quinta maglia a diritto.
Le successive 5 maglie le invece le facciamo al rovescio, quindi portiamo il filo sul davanti e andiamo a lavorare la prima maglia al rovescio, seconda maglia al rovescio, terza maglia al rovescio, quarta maglia al rovescio, quinta maglia al rovescio e ricominciamo. Portiamo il filo davanti e di nuovo facciamo le 5 maglie a diritto. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Dopo le 5 maglie a diritto facciamo le 5 maglie a rovescio. Quindi 1, 2, 3, scusatemi, 4 e 5. Ancora 5 maglie a diritto, 1, 2, 3, 4 e 5 e terminiamo il ferro facendo 5 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo così terminato il nostro primo giro e andiamo a fare il secondo giro. Quindi secondo giro andiamo a lavorare le maglie così come si presentano. Io inizio facendo 5 maglie a diritto, trovandomi infatti 5 maglie a diritto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso mi trovo 5 maglie a rovescio, quindi vado a fare 5 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4 e 5. Ancora adesso mi trovo le 5 maglie a diritto e vado a fare 5 maglie a diritto, 1, 2, 3, 4, 5 e adesso 5 maglie a rovescio. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ancora 5 maglie a diritto. 1, 2, 3, 4 e 5. E di nuovo 5 maglie a rovescio. 1, 2, 3, 4 e 5 e abbiamo finito anche il secondo giro e si ricomincia da capo, quindi andando a fare di nuovo il giro dove si inizia con le 5 maglie alte. Quindi vedete, in realtà noi facciamo sempre lo stesso giro e adesso lavoreremo sempre le maglie così come si presentano, in modo tale da creare delle strisce di maglie alte, strisce di maglie a diritto, strisce di maglie a rovescio e ancora striscia maglia al diritto, striscia maglia a rovescio e così via. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere, lavoreremo sempre le maglie così come le vediamo, quindi io adesso mi trovo 5 maglie a diritto, lavorerò 5 maglie a diritto, poi ho 5 a rovescio, lavorerò 5 a rovescio e lavorerò per tutto il mio gomitolone e alla fine vi dirò naturalmente quanto mi è venuto lungo e come andare a fare la cucitura per poterlo avere poi con l'effetto dell'incrocio. Allora, ho finito di realizzare il mio rettangolo e mi è venuto lungo, utilizzando tutto il gomitolo, 62 cm. Adesso devo andarlo a piegare in modo tale da creare questa sorta di scaldacollo un po' diverso dal solito. Per piegarlo e per cucire vi faccio vedere subito come. Portiamo una parte del lato qui in basso e l'altro lato lo pieghiamo facendolo combaciare con la parte avanti. Vedete, si forma questa sorta di anello, qui entrerà la testa e questo porta andrà davanti. Fatto questa cucitura possiamo allargare il nostro scaldacollo e vedete che si è formato così un incrocio sul davanti, quindi il nostro scaldacollo con un incrocio sul davanti è terminato. È semplicissima la cucitura e proprio serve per avere questo incrocio qui sul davanti. Io adesso devo solo eliminare i fili e quindi lo scaldacollo sarà terminato.